Non solo incontri formativi e dibattiti a scuola, ma una cabina di regia per monitorare il fenomeno dello spaccio tra giovanissimi. E quanto hanno deciso il sindaco della città di Sulmona, Gianfranco Di Piero, le dirigenti scolastiche del Polo Fermi Ovidio, Luigina D'Amico e Caterina Fantauzzi, e servizio di dipendenze della ASL nel corso del tavolo convocato a Palazzo San Francesco. Un incontro voluto dal sindaco all'indomani della notizia sul sequestro di 5 dosi di cocaina nel bagno di un liceo, che ha fatto emergere un quadro preoccupante. Tra le prime iniziative assunte, il sindaco ha richiesto la convocazione del comitato ristretto alla ASL per la situazione vigente nel servizio di dipendenze dell'azienda, arrivata allo stremo per la carenza di personale. Se il fenomeno di abuso di sostanze stupefacenti alcoliche si è fatto più marcato, gli addetti lavori devono essere messi in condizione di operare al meglio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno stesso. Il fenomeno è particolarmente allarmante anche alla luce della estrema difficoltà con la quale si muovono gli operatori sanitari a causa delle carenze di organico che caratterizzano ormai da qualche anno i nostri servizi per le dipendenze. Io avevo già avuto modo di incontrare nelle scorse settimane gli operatori del servizio delle dipendenze che mi avevano dimostrato proprio concretamente per tabulas le consistenti carenze di organico con le quali sono costretti a dimenarsi tutti i giorni, il che incide molto sulla qualità e sulla tipologia degli interventi che possono fare. Allora, un primo impegno è quello di sollecitare congiuntamente agli altri sindaci della provincia i vertici aziendali affinché si possa in qualche modo rimediare a questa situazione di carenza che incide proprio sulla qualità dell'assistenza e crea anche un fenomeno di allarme sociale abbastanza importante. Sempre d'intesa con l'autorità sanitaria e chiaramente di concerto con l'autorità scolastica, si sta pensando a delle iniziative di prevenzione di carattere educativo rivolte ai ragazzi e anche alla classe docente e alle famiglie, perché il nostro problema, devo dire, di genitori è quello che molto spesso consegniamo ai nostri figli alle scuole. Nell'attesa che ci restituiscano degli uomini, però anche le famiglie hanno il dovere di seguire il percorso scolastico e le attività anche di natura comportamentale dei figli. Dei problemi che sono problemi comuni. Insieme alla dirigente del polo scientifico abbiamo intenzione appunto di lavorare e di cercare di capire e arginare questo fenomeno, che è il fenomeno della droga. Siamo preoccupate soprattutto perché le droghe leggere stanno lasciando il posto alle droghe pesanti e insomma noi ci sentiamo in obbligo di fare qualcosa per poter aiutare i giovani a non lasciarsi coinvolgere. Serie di eventi, la cosa importante è che non ci sentiamo sole, ci siamo trovate veramente molto bene con il sindaco attento, le dottoresse dell'ASL che comunque sono collaborative, sono già attente al problema, quindi una serie di eventi che porteremo avanti. Intanto le dirigenti scolastici e dei docenti è emersa la necessità di costituire una rete con la famiglia, prima agenzia educativa che fa registrare un vulnus in termini di trasmissione dei valori. Assemblee di istituto, convegni, campagne di sensibilizzazione dovranno quindi coinvolgere anche i genitori per ricostruire un tessuto sociale. Con una cabina di regia saranno monitorati i dati circa l'evoluzione dei fenomeni attenzionati, mentre sinergica e congiunta sarà l'azione da affrontare con le forze dell'ordine per la prevenzione.